Siamo al Parco Esposizioni di Novegro, vi portiamo a vedere i modelli storici dell'Alfa Romeo. Incominciamo a scoprire le chicche di questa mostra. Quella che vedete è una Alfa 159 del 1951, il modello è nato però nel 1937, è una 425 cavalli e pensate che una Porsche moderna ne ha molti di meno. Di questo esemplare in particolare ne esistono solamente due modelli in tutto il mondo e per questo motivo non ha valore commerciale. Questa invece è un Alfa Romeo Gran Premio tipo B, classe 1932, 215 cavalli, il modello guidato da Tazio Nuvolari. Questa è la Alfa Romeo modello disco volante 1952, 246 cavalli, questa nel 1953 è arrivata seconda alla 1000 miglia. Questi invece sono i modelli da corsa. Questo è il modello Daytona, siamo nel 1968. 1983 invece per questo modello da Formula 1, il 183T02. Carrozzeria disegnata da Pininfarina per la Spider 2.0 del 1993. Questi invece sono i motoscafi dell'Alfa Romeo, questi sono tre modelli che vanno dal 1964 fino al 1966.